Una sinergia tra l'Università D'Annunzio Chieti Pescara capofila ed altre realtà di rilievo. Al rettorato dell'Ateneo il momento conclusivo del progetto Safe Place, Safe Play, contesti sicuri insieme per il meglio dello sport. Un bilancio su ciò che è stato fatto per tutelare i minori e gli adolescenti con un patto di rete. Il saluto del rettore dell'Università D'Annunzio Liborio Stupì e poi gli interventi dei relatori che hanno raccontato la propria esperienza in questi 18 mesi di progetto. La docente dell'Università d'Annunzio e coordinatrice dell'iniziativa Maria Cristina Verrocchio. Abbiamo condotto questo progetto per 18 mesi lavorando con due associazioni del territorio molto importanti che si occupano di tutela dell'infanzia. Abbiamo attivato una rete interistituzionale con partner strategici, quindi il Tribunale per i minorenni, la Procura di Pescara, il CONI Abruzzo. Siamo molto soddisfatti per quello che abbiamo fatto e soprattutto per quello che lasciamo, perché per quanto riguarda i progetti la cosa più importante poi è la sostenibilità. Cosa succederà quando appunto il nostro progetto si concluderà in questo mese, rispetto al contrasto e alla prevenzione della violenza sui minorenni in ambito sportivo? Abbiamo prodotto documenti importanti, un documento di policy che potrà continuare a guidare tutte le realtà che vogliono appunto formare, informare e sensibilizzare per proteggere i nostri bambini, i nostri giovani che frequentano sport e che devono divertirsi senza appunto subire alcuna forma di violenza. È stato prodotto inoltre un codice etico e di condotta che è già stato firmato da società sportive come impegno concreto a rispettare dei principi e degli standard di comportamenti importanti ed è stato istituito un focal point, ossia Cioè tutte le società sportive che avranno bisogno di supportarsi, di essere supportati appunto in casi di sospetti abusi, possono rivolgersi a noi, abbiamo personale esperto e lo facciamo gratuitamente per il territorio. Ecco, quindi l'università che sta nel territorio e che lavora con il territorio per tutelare l'infanzia e l'adolescenza.